Benvenuti a tutti a Wonderwood, oggi facciamo vedere qualche piccolo easter egg nascosto all'interno del parco e delle varie attrazioni. Allora, questa attrazione è inaugurata l'anno scorso e ci sono alcuni easter egg soprattutto dedicati ai fondatori di Wonderwood, ovvero Massimiliano Freddi e Sebastian Nicolai, che in questa storyline dell'attrazione sono come quelli che hanno scoperto il terreno intorno alla fine del 1800 e hanno creato quello che oggi è Wonderwood. E qua i bambini possono esplorare, imparare, conoscendo la geologia, i vari minerali che compongono la nostra terra. Un altro piccolo easter egg, questo è un autoreferenziale, ma è questa bandana, perché io spesso quando lavoro metto sempre la bandana. Questa sarebbe la scrivania del personaggio che interpreta Sebastian, che è il professor Berstinger. E infatti, come si vede sulla scrivania, c'è la foto del suo compagno di avventure Massimiliano Freddi. E infatti l'attrazione Expedition Alps prende il nome dal diario di viaggio Expedition Alps. Un altro easter egg nella attrazione che abbiamo qua davanti, la novità di quest'anno, che si chiama Acquamarina. L'attrazione dal titolo appunto Acquamarina, è una dedica anzi a Marina, proprietaria di un parco acquatico e amica di Massimiliano e di Sebastian, ma soprattutto anche amica tanto dei Parks Mania e di tutto il team. Un altro easter egg che possiamo trovare all'interno del parco lo troviamo a Build It, questa attrazione inaugurata 2 anni fa, dove si utilizzano queste 2 ruspe, una con la benna e una con l'artiglio, per sollevare la sabbia o per sollevare i tronchi, il legno. L'easter egg che abbiamo fatto è questa attrazione, un chiaro riferimento non volontario a un parco famoso per le ruspe, che è Diggerland. E qua è stato inserito uno dei progetti delle ruspe di Diggerland, infatti c'è scritto qua all'interno che questa benna è prototipo di Diggerland. Allora, qua non ci sono easter egg, ma mi diverto come un matto, infatti è una delle attrazioni più apprezzate dagli adulti ed è bellissima, molto complessa anche. Voilà! E con questa si prepara la nuova attrazione del parco. Questa ruota che trovate all'interno dell'attrazione di Ranger Trail viene direttamente dal fuoristrada di Pangea di Caneva World. Naturalmente stiamo scherzando, chiaramente questa ruota appartiene a uno dei pezzi di ricambio delle nostre Land Rover che fanno parte di Ranger Trail. Altri easter egg che possiamo trovare, i primi che sono stati inseriti nel parco, sono quelli dedicati all'area di Imbraghi, dove abbiamo fatto questi portazaini e abbiamo nascosto alcune spedizioni famose, essendo questo un parco delle avventure, di avventure famose che ci sono in giro in altri parchi. Ad esempio qua vediamo una cartolina del Lago Maggiore e vari ingrandimenti per arrivare fino al Monte Cervino, che chiaramente è molti chilometri più in là, ma Matterhorn forse qualcuno se lo ricorda come una delle prime attrazioni di Disneyland. Un'altra spedizione famosa che si trova sempre nei parchi Disney, questa è la mappa originale, copia, ma chiaramente la mappa originale della spedizione che è stata fatta sul Monte Everest. E l'ultimo è stato il mio primo easter egg, è il diario dello zoologo. Il mio animale preferito è la volpe, infatti ho fatto la firma sotto SP come Sergio Paludetti. E infine una chicca per i grandi appassionati, è uno dei più grandi doni che abbiamo avuto all'interno del parco, questi easter egg qua, che uno dice una normale borraccia. No, questa borraccia apparteneva a Roberto Canovi quando faceva il militare. Per chi non lo conoscesse, Roberto Canovi è il presidente di parksmania.it e ce l'ha donata quando abbiamo inaugurato il parco ed è stata inserita qua come ricordo dell'eterna amicizia tra Massimiliano Freddi e Roberto Canovi. E per finire, il prototipo della prossima attrazione di Wonderwood, ovvero un nuovo mining train che verrà installato oltre la diga. Questo è come verrà più o meno il modello. Ed ecco questo qua il finale easter egg all'interno di Wonderwood. Grazie per essere stati con noi. No, chiaramente stiamo scherzando, questo è un comunissimo trenino in legno che i bambini possono utilizzare per immaginare di essere e guidare su un vero treno. Ciao!